Buongiorno dottoressa Girfatti, qui al Liceo Fermi di Aversa, perché oggi c'è un incontro con i giovani studenti. Si torna a parlare di Europa, è un argomento che anche politicamente è sempre ovviamente alla ribalta per tutto quello che sono i cambiamenti e l'epoca storica in cui viviamo. È importante parlare di Europa qui al Fermi di Aversa con Europe Direct di Caserta, con lei. Per quale motivo? In che cosa consistono in questi incontri? Dunque, il centro Europe Direct Caserta, lo ripetiamo, è un centro ufficiale di comunicazione e di informazione delle politiche comunitarie che investono tutti i campi, insomma, della vita. Ovviamente il Liceo Fermi di Aversa è partner della rete locale del centro Europe Direct Caserta e oggi svolgiamo un incontro dibattito sulle politiche europee, sui programmi comunitari e anche in vista delle prossime elezioni del 2019, stimoleremo un incontro dibattito appunto con i ragazzi per quelle che sono delle piattaforme particolari dedicate a tutti i cittadini europei per conoscere e anche partecipare agli eventi che il Parlamento europeo sta mettendo in atto su tutto il territorio comunitario. Il Centro Europe Direct si focalizza molto sull'informazione a partire dalle scuole, le università, gli enti e quindi i comuni e tutti gli enti pubblici che ineriscono sul territorio. Partire dai giovani significa anche formare la classe dirigente del domani e soprattutto per far conoscere quelle che sono le politiche messe in campo dalla Commissione europea per i giovani, non solo per quelle che sono le attività proprio politiche, cioè quelle di avvicinare i ragazzi, i giovani all'attività politica, l'interesse politico, ma anche tutti quei programmi che ineriscono la mobilità transnazionale. Quindi oggi parleremo anche di tutti quei programmi che facilitano la mobilità transnazionale in tutto il territorio appunto dell'Unione. Il dibattito sarà incentrato proprio sulla conoscenza di quelle piattaforme che mettono in contatto i giovani, i cittadini, perché ricordiamo siamo tutti cittadini italiani ma siamo anche cittadini europei, quindi il contatto tra il cittadino e l'Unione Europea attraverso delle piattaforme che si trovano online, sono piattaforme ufficiali, e quindi stimolare di conseguenza il dibattito che inerisce la politica e soprattutto quelle che noi raccogliamo anche le curiosità dei giovani, nel senso che ci sono tanti giovani che si stanno mettendo in moto per far sentire la loro voce al Parlamento europeo. Non ultima un grande evento che c'è stato a Strasburgo il 2 giugno scorso, proprio di giovani di tutto il territorio dell'Unione che hanno partecipato in Parlamento europeo ad una sessione comunitaria appunto per quelle che erano le loro richieste al Parlamento, e noi oggi vogliamo stimolare il dibattito in questo senso. Non trascurando anche che l'incontro si chiama Giovani ETU e ASOC, proprio perché c'è un progetto che si chiama Scuola di Open Coesione, a cui il Fermi partecipa sin dall'inizio della programmazione comunitaria e ovviamente parte dalle politiche di coesione, quindi di tutti quei finanziamenti che insistono sui territori e che finanziano appunto dei beni, degli enti, delle strutture, quindi che hanno delle varie nomenclature, e attraverso questi progetti, nella fattispecie il progetto di Scuola di Open Coesione bandito dal MIUR e che ha come partner anche la Commissione Europea, ovvero la rappresentanza della Commissione Europea in Italia, noi siamo presenti anche per favorire e far conoscere questo progetto alle scuole del territorio, perché ricordiamo che il Liceo Fermi è il nostro partner locale e oggi ha l'intento di essere moltiplicatore e divulgatore di tutte le politiche comunitarie alle scuole del distretto di appartenenza. Noi partiamo con un sito web che è www.europedirectcaserta.eu. Non trascuriamo la pagina Facebook perché la nostra vetrina, insomma, è più importante, Europe Direct Caserta, il nostro contatto Twitter è di Caserta, e seguiteci perché sarete sempre costantemente informati sulle nostre attività, ma anche in diretta streaming dalle attività della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Vi aspettiamo.